Legalità, proposte, solidarietà. Questo è il tema di un momento di incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati per porgere in maniera chiara, sentita, ma soprattutto propositiva, i sensi della propria vicinanza al procuratore generale di Reggio Calabria, Salvatore Di Landro, vittima ormai di ripetuti atti intimidatori. Oltre al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, erano presenti anche due segretari generali dei sindacati, Claudio Angeletti dell'UIL e Giovanni Centrella della UGL. Nel parterre, le massime autorità politiche e della magistratura calabrese, il procuratore Pignatone, il procuratore di Palmi Creazzo, il presidente della giunta regionale Scopelliti, il presidente del consiglio regionale Talarico, il procuratore di Landro, l'arcivescovo Monsignor Mondello ed altri ancora a conferma di un interesse ormai corale della classe politica e magistratuale calabrese per la soluzione di questo importante problema. Un problema che tende ad incancrenirsi, ad riproporsi in forme nuove, al punto che lo stesso Palamara ha parlato non tanto di una questione che deve essere affrontata in maniera emergenziale, ma di un problema che deve essere affrontato in maniera costante per far sì che l''ndrangheta, che definisce come uno dei più terribili fenomeni criminali che si stiano registrando, possa essere efficacemente combattuta in una terra che continua ad avere grandi potenzialità, ma altrettante grandi difficoltà. Ascoltiamo quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il dottor Palamara. Che oggi vogliamo affermare il ruolo essenziale dell'Associazione Magistrati e di tutte le istituzioni. Vogliamo evitare che il problema della Calabria sia un fatto locale, perché in realtà il problema della Calabria e dei magistrati calabresi deve essere un problema di tutti noi, quindi di tutti i magistrati italiani e direi della magistratura italiana intera. Vogliamo con questi incontri, al di là delle affermazioni di solidarietà, che non vorremmo che rimanessero solo delle parole vuote, e far sì che il problema della Calabria, come quello della Sicilia prima, diventi un problema da adattarsi nella normalità e non nelle situazioni emergenziali. Questo è il senso del Anche nostro Claudio incontro Angeletti, oggi. segretario generale della UIL, ha confermato la necessità di essere al fianco delle istituzioni e della magistratura in questa importante battaglia. La criminalità organizzata è la principale causa, quasi l'unica, che impedisce in alcune zone del nostro paese lo sviluppo economico, l'aumento dell'occupazione. Quando questa consapevolezza sarà sufficientemente diffusa, maggioritaria, avremo fatto un passo decisivo per la sconfitta della criminalità organizzata. Giovanni Centrella, segretario generale della UGL, ha confermato la necessità che il sindacato cooperi con la magistratura. Dove c'è criminalità non c'è sviluppo, dove non c'è sviluppo non c'è occupazione. Il sindacato deve difendere l'occupazione, quindi il compito è di essere presenti a fianco del magistrato che in questo periodo è stato colpito mettendo a rischio la propria vita, facendo il proprio dovere, è un lavoratore come tutti gli altri, e a fianco della magistratura tutta e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Perché dove c'è camorra, c'è mafia, c'è 'ndrangheta, non c'è sviluppo, gli industriali perché dovrebbero investire in queste zone? E quindi il compito nostro è quello di difendere la legalità e di chiedere allo Stato che faccia molto di più per la Calabria, ma lo stesso vale per tutte le regioni meridionali. Molta tensione, dunque, molte idee, molti propositi, ma mancano i mezzi. I magistrati sono insufficienti di numero, gli uffici giudiziari sono afflitti da mille problemi, le forze dell'ordine anch'esse sono in numero insufficiente per controllare un territorio vasto ed impervio come quello della Calabria. Forse arriverà l'esercito, lo ha dichiarato il ministro La Russa. Ma intanto, mentre tutti quanti parlano, l''ndrangheta probabilmente riordina le fila e prepara ancora nuove forme d'attacco. E questo è il dramma che si ripropone, continua, si rinnova e angoscia tutti. Da Reggio Calabria, per Approdo News, Luigi Mamone.